Ascotrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Solito in diretta 21:10, siamo un po' in ritardo, anche ieri grandi ascolti, grazie per essere stati con noi, grande partecipazione con gli SMS. Scriveteci anche stasera perché parliamo di economia e delle tante parole, dei tanti discorsi, dei tanti annunci e dei pochi fatti, così si sta dicendo un po' in questi giorni. Il primo ministro Renzi è sotto pressione, ma lui risponde sempre così in maniera abbastanza energica, per esempio quando gli hanno detto perché non va a Cernobbio, no? Che questo meeting di industriali, finanzieri da 40 anni si ritrovano sul lago di Como e parlano, discutono, teorizzano, lui ha detto io non vado nei salotti buoni, allora c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi gli ha detto che è uno snob, chi gli ha detto che fa bene, insomma è sempre, ovviamente ci sono sempre molti spunti per le polemiche. Intanto, come sapete, la BCE ha abbassato il costo del denaro, vedremo che conseguenze comportano queste decisioni, e poi c'è una grandissima tensione con la polizia, intanto perché con le forze dell'ordine, perché i carabinieri hanno sparato ad un giovane 17enne a Napoli che stava fuggendo con altri ragazzi su uno scooter che non aveva l'assicurazione, e quindi di tutto e di più sta succedendo a Napoli, bruciate le auto, e poi c'è lo sciopero generale delle forze dell'ordine che si svolgerà entro la fine di settembre, il primo sciopero delle forze dell'ordine dall'inizio della Repubblica. Allora, però il tema è quello dell'economia, del lavoro, diteci la vostra, scriveteci, fateci sapere come la pensate, fateci domande, insomma siamo qui proprio per assecondare le vostre richieste. Vi presento gli ospiti di questa sera, Silvia Moscati, giornalista e scrittrice, buonasera. Buonasera. Alessandro Vianello di Prima il Veneto, buonasera Vianello, buonasera al presidente dell'API di Venezia Ivan Paslago, buonasera presidente. Buonasera. Pietrangelo Pettenò, consigliere regionale della Federazione della Sinistra, buonasera Pettenò, grazie. Remo Sernagiotto, europarlamentare di Forza Italia, buonasera grazie direttore. Anche a lei. Saluto e ringrazio Claudio Vescovo che è un manager che insegna in tre università di Londra, ha un curriculum davvero di tutto rispetto e quindi parleremo di economia, di lavoro, grazie anche a lei. E Marco Biolcati, Mauro Biolcati, imprenditore nel settore della sicurezza. Esatto, grazie. Grazie a tutti. Allora, vedo già tantissimi sms. Io chiederei, direi di partire dall'unico europarlamentare che abbiamo in studio questa sera, Remo Sernagiotto, perché insomma c'è stato un vertice importante nel Galles dove si sono prese decisioni anche ai confini della Russia, la NATO rafforzerà gli armamenti, ma insomma ci sarà una zona cuscinetto per intimidire un po' Putin, che ha risposto state attenti perché qui si va di male in peggio.
insomma, l'Europa ovviamente conta, ma fino a quanto, onorevole? Perché grandi vertici, grandi incontri, ma anche lì poi a volte si ha la sensazione che non ci sia la polpa, no? Sì, questa è una competenza del Consiglio europeo, lì dove oggi Renzi ha il semestre di presidenza. Esatto. Cioè sono i primi ministri che si incontrano per discutere. Io vorrei tornare un po' indietro. Io per la prima volta mi trovo d'accordo con la Russia, non mi trovo d'accordo con l'America. Noi qualche anno fa, quando il Kosovo voleva staccarsi dalla Serbia, la politica dell'Europa è stata per la libertà dei kosovari. Anzi, su autorizzazione dell'allora primo ministro D'Alema, la NATO diede il via ai bombardamenti all'esercito serbo, che diceva no, la Serbia è una, anche lì un po' per motivi, perché poi arrivavano magari al mare, in modo diverso. Adesso sull'Ucraina noi come Europa abbiamo completamente cambiato politica. Siccome l'Ucraina non è come la Serbia, che è filo russa, ma è filo occidentale, dopo che con le proteste hanno cacciato il presidente filo russo, allora i russofoni dell'est che vogliono l'indipendenza un po' come i kosovari, noi riteniamo che a quelli non gli spetti, essendo l'Ucraina filo occidentale, allora diciamo l'Ucraina deve rimanere unita, deve rimanere tutta verso l'occidente. Io non ho questa opinione, io ho anche una opinione diversa sui confini tracciati dalle grandi guerre. Adesso è un tempo che i confini li dovrebbero tracciare i cittadini, e perciò smettiamola di ragionare sempre, perché tutto questo... Ha sentito cosa ha detto Albano? Dice è come l'Istria, no? Ha fatto un paragone tra Crimea e Istria. Sì, beh, la stessa cosa. La Crimea è stata donata dall'ucraino Khrushchev una notte che era forse un po' ubriaco del 54. Allora io non so se noi dobbiamo tornare indietro così, dobbiamo guardare con serenità a quella parte arancione dell'Ucraina che vuole stare in Occidente. La più bella divisione è stata quella della Repubblica Ceco e Slovacca, e quella si fece perché chiesero di dividerci i slovacchi, cioè la parte povera. I ricchi hanno detto allora benissimo, cioè se ne vanno i poveri, oggi i cechi stanno bene, i slovacchi stanno meglio. Perciò noi dobbiamo cominciare a credere che l'America non può incidere come dopo l'ultima guerra sull'Europa, come lo sta facendo, decidendo che c'è ancora un confine virtuale, quella cortina. Insomma, diamogli la libertà agli ucraini di est e di ovest di scegliere con chi vogliono stare, così grande. E soprattutto l'Europa non può cambiare idea ogni 4-5 anni sulle politiche. E io perciò l'ho detto anche a Bruxelles, che sono nettamente contrario alla politica americana e inglese, in particolare la Germania stava su quella posizione, adesso capisce. Noi proprio ieri mattina la Commissione ha approvato 150 milioni per il contributo agli agricoltori che non, sui prodotti dell'embargo. C'è. 150 milioni è una bella cifra detta così tra di noi, però ma per l'Europa è una sciocchezza. E perciò noi non possiamo continuare, perché Putin reagisce in modo, secondo me, intelligente e dice: voi mi fate l'embargo, ve lo faccio io. E l'Europa, che ha tutto il vantaggio di avere l'energia, il gas, il petrolio, io ho incontrato la Lukoil, io sono proprio anche nella delegazione russa, perciò adesso abbiamo di cose da fare, e questi ci danno l'energia, le materie prime che ce li hanno. Noi siamo un paese che trasforma, possiamo costruire un rapporto sia con l'est ma molto col sud. Quelle primavere arabe non mi sembra che stiano andando molto bene per loro, in particolare poveracci che stanno vivendo in Siria, in Libia, dei momenti drammatici. Invece noi dovremmo ragionare sullo sviluppo, anche quella parte del Mediterraneo che ha le risorse, le materie prime, e l'Europa dovrebbe guardare a questa area, secondo me è una bella area, come l'America sta guardando dall'altra parte sul Pacifico e sta guardando a sud. Solo che ci vogliono politici coraggiosi. Io, che non sono dello stesso partito di Renzi, ma queste condizioni, il giorno che è venuto su a presentarsi come presidente, l'ha accennato, è intervenuto il mio capogruppo Manfred Weber, che l'ha anche bastonato. Io non ho molto condiviso quello che ha detto, perché io
sono per lasciar fare le persone almeno, poi vediamo se sbagliano, gli diciamo cosa, ma anticipare che sta sbagliando, insomma, ecco, poi noi abbiamo bisogno di molte altre cose, ma soprattutto sulla politica estera, perché ha ragione Papa Francesco che la terza guerra c'è, non è sul Carso, non è sugli Montelle, diciamo, non è sul Gol, ma c'è quella con i fucili in mezzo mondo e quella finanziaria nell'altro mezzo mondo. Allora, forze dell'ordine non lasciano cavalcare la loro giusta protesta, Forza Italia e Lega, che con i loro governi sono stati i primi a lasciarli mutande. Stop a mega scorte ai nani. Vediamo un servizio da Padova proprio sulle forze dell'ordine e poi andiamo da Pietrangelo Pettenò. Le forze dell'ordine minacciano lo sciopero. Il blocco dei contratti della pubblica amministrazione potrebbe portare a incrociare le braccia polizia, carabinieri, finanza e tutti gli attori del comparto sicurezza. Per gli esponenti sindacali il rischio della prima protesta della storia repubblicana è concreto. Francamente, io credo che un punto più basso così negli ultimi 30 anni non l'abbiamo mai avuto. Stipendi bloccati, niente straordinari e risorse ai minimi storici. Il tutto mentre migliaia di immigrati stanno raggiungendo l'Italia e il rischio terrorismo anche in Veneto si fa sempre più concreto. Nelle scorse ore è stato arrestato Bilal Bosnic, l'imam che ha predicato in tutta la regione e ha convinto i bellunesi Mesinovic e Karamaleschi ad arruolarsi nell'IS. Tutto quello che si vede è davvero un centesimo del pericolo a cui siamo sottoposti, sommato poi a continui tagli alle forze dell'ordine, ma non tanto come numero solo, anche come investimenti di intelligence. È un pericolo perché non abbiamo le forze neanche per contrastarlo come valutazione anche nei paesi di origine. Noi non sappiamo quasi niente di quello che sta succedendo. Questo era Franco Maccari, intervistato da Lorenzo Munegato, segretario nazionale del COESP. Allora, Pettenò, poi, cioè, in realtà poi ci si trova di fronte all'esigenza di ridurre i costi, quindi della macchina pubblica, però poi scoppiano le proteste, i dipendenti pubblici di Venezia, i pensionati, cioè tutti protestano, compreso le forze dell'ordine, che però forse lei distinguerebbe tra forze dell'ordine e altri dipendenti pubblici? Il problema è che la ricetta che si è provata a introdurre in Italia, che è già stata testata in altri paesi, da Grecia in primo luogo, è stata dimostrata che non produce effetti positivi. Il problema che io vedo oggi in Italia, ma credo in Europa, insomma, non è il taglio della spesa pubblica, è far funzionare bene le cose, cominciare dal pubblico, rendere razionali ed efficienti. Non produce il taglio della spesa pubblica, non sta producendo certo dei risparmi che si aspettavano, ma soprattutto se non riesci a far decollare l'economia con le ricette, appunto, di investimento sul lavoro, ma ti limiti solo a tagliare la spesa pubblica, il PIL non cresce, il debito pubblico cresce tantissimo e nessuno dice più che, appunto, il debito pubblico continua a crescere con i governi che hanno tagliato la spesa pubblica di più. Cioè, è cresciuto con Monti, è cresciuto con Letta e continua a crescere con Renzi. Quindi, perché questo? Allora, una della gente che ha la testa sulle spalle dovrebbe dire fermi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, non è che è una sorta di cataclisma naturale per cui adesso l'economia non riprende perché c'è qualcosa. No, non riprende perché facciamo le cose sbagliate. Cioè, secondo me, per cui bisogna fermarsi e dire dove si è sbagliato si cambia. Tagliare la spesa pubblica significa esattamente ancora di più mettere in difficoltà le condizioni sociali di questo paese. Se tu non dai condizioni di lavoro alla gente o alle imprese di guadagnare e di avere qualche profitto in più per poterlo reinvestire nel lavoro attraverso forme, appunto, di detassazioni, di interventi, di incentivi nel mondo del lavoro, ottieni questa cosa qua, ottieni che il paese è sempre più in rovina. E il problema è solo quando te lo raccontano o quando non vogliono raccontare. Cioè, quindi stiamo vivendo un mondo in cui le balle sono talmente clamorose che per cui uno che legge i giornali si stupisce che a seconda del periodo ti dicono il problema è lo spread, il problema è il PIL, il problema è il debito, ma quando decidono di dirtelo, per cui la gente si beve una serie di cavolate inenarrabili. Però il problema c'è, il paese è davvero sull'orlo del baratro, ed è sull'orlo del baratro economico ancora prima e insieme sociale, perché non c'è una politica che guarda davvero cosa fa. Cioè, se il paese continua a peggiorare, i dati del paese, quelli macroeconomici, continuano a peggiorare, quelli sociali sono un disastro. Cioè, abbiamo il tasso di disoccupazione giovanile che in 5 anni, 2007-2013, è praticamente raddoppiato, ok?
abbiamo il tasso di occupazione che continua a scendere inesorabilmente. Abbiamo disoccupati nei posti come quelli del Veneto, dove invece non conoscevamo la disoccupazione da tanti decenni. Vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato oppure c'è qualcuno che ci vuole male lassù e che quindi ci manda giù le scalogne più? Non credo, insomma, no? Vuol dire che stiamo sbagliando. Cioè Renzi sta esattamente facendo gli errori che hanno fatto gli altri quando appunto deprime il mondo del lavoro, quando pensa di venderci ancora una volta pensa di dire che il problema in Italia sono le norme per l'uscita, cioè il licenziamento, l'articolo di... Ma il problema è quello di fare lavoro, di creare lavoro, di riuscire a far sì che le imprese non chiudano, invece chiudono continuamente, tuttora. Cioè, vuol dire, questo, ma nessuno ne parla di questa cosa qui. Cioè, tutti immagine, tutta grande chiacchiere, cioè, non c'è attenzione proprio alle questioni vere, cioè quello di riuscire a capire perché oggi in questo mondo occidentale, soprattutto nel sud dell'Europa, in questo paese come l'Italia, non riusciamo a metterci attorno a un tavolo e cominciare a discutere su come uscirne. Cioè, dare ricette sbagliate è più che un errore, è un delitto, insomma, perché cioè, vuol dire, non continuiamo veramente a sbagliarla, insomma, non riusciamo, poi non so se poi riusciremo più fra un po'. Posso, prego, posso intervenire? Io capisco e sono d'accordo, però allo stesso tempo bisogna anche capire che i tempi sono cambiati, cioè il modello per cui probabilmente lei è stato abituato, io ho cominciato a lavorare 10 anni fa, quindi è diverso, però era un modello in cui si cresceva e con la crescita economica c'era una crescita continua e inarrestabile del debito pubblico. Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo, e queste non sono le cose che appunto si riempiono i giornali, queste sono cose vere, abbiamo il 130% del PIL è debito pubblico, quindi abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico, siamo il secondo in Europa come... Sì. E questo cosa vuol dire? Ho letto un articolo interessantissimo sul Financial Times che faceva vedere le memorie della crisi e cosa è successo nel 2008 quando appunto stava collassando il sistema bancario e diciamo si sono incontrati il grande vertice internazionale, Obama, la Merkel, Sarkozy, eccetera. E quando Tremonti e Berlusconi sono andati lì, la Merkel e Obama avevano un pacchetto pronto di salva Stato, cioè salva Italia. Quindi il Fondo Monetario Internazionale aveva un prestito, una linea di prestito pronta per salvarci, quindi volevano intervenire. Quindi vuol dire che noi 4-5 anni fa eravamo, e probabilmente siamo tuttora, all'orlo della bancarotta. Quindi, A causa del debito pubblico o di altro? A causa del debito pubblico. Cioè, secondo lei il debito pubblico è il problema dell'Italia? Beh, ma se lei... Lei per capire, sai, se lei ha 100 euro da rimborsare, sì, e non riesce a rimborsarle, sì. Ma perché no? Le faccio allora una domanda, professore. Mi capisco bene. Il debito è un concetto semplicissimo: se non riesce a ripagarlo, fallisce. Ecco, l'Italia è stato all'orlo di non riuscire più a pagare il debito pubblico. Quindi, se non si riusciva a ripagare i creditori, a quel punto appunto intervengono fondi sovranazionali come il Fondo Monetario Internazionale, che arriva e ti presta soldi per poter ripagare. L'Italia era a quel punto, ce lo siamo nascosti, no? Quindi abbiamo fatto finta di niente per molti anni, i problemi sono venuti a galla. Quindi adesso finalmente ce ne siamo resi conto, finalmente ne parliamo con trasparenza, perché non abbiamo mai parlato, ne stiamo parlando finalmente di quali sono i problemi. Ora però non vedo come si possa risolvere i problemi se ogni volta diciamo la spesa non si può tagliare, la riforma del lavoro non si può fare, perché allora vuol dire che aspettiamo in modo inerte finché appunto qualcuno verrà a salvarci tra qualche anno. Quindi portiamo solamente l'asticella, quindi spostiamo solo il momento in cui falliamo. Quindi io non vedo alternative a tagliare la spesa. Qualcuno la intende la famosa troica? La famosa troica. Presidente. Sì. Grazie. Professore, guardi, lei sono 10 anni che lavora. Io sono 40 anni che lavoro, perché ho incominciato a lavorare durante le vacanze di scuola. Con mio papà che faceva già l'imprenditore, capito? Per cui io a 16-17 anni già capivo quanto male faceva una martellata sul dito. Non so se lei ha mai perso un'unghia perché l'ha martellata col dito. Gli auguro di no, perché è molto doloroso. Guardi, io dico con molta simpatia, molto garbo,
parte che non so cosa insegna lei, se è elettrotecnica, se è fisica, cosa insegna? Io lavoro per un fondo di investimento a Londra. Ah, ecco, bene, e con il lavoro. Grazie, no, pensavo elettrotecnica. Con il lavoro insegna economia. Insegna economia. Insegna finanza e tecnica di investimento. Allora, il mio lavoro è gestore di fondi di investimento. Il modo più amabile che riesco. In quegli anni, quando io lavoravo, lei invece si trastullava ancora nei banchi scolastici, se non all'asilo. Ma se questo è trastullarsi, buon per lei che è nato appunto, no, se trastullava durante l'intervallo, se trastullava. Allora non c'erano molti economisti in circolazione. E mio papà, facendo l'operaio, io vengo da una famiglia di operai, mio papà era un dignitosissimo operaio metalmeccanico dei cantieri navali Breda, attuale Fincantieri di Marghera, e facendo l'operaio tubista manteneva una moglie, che mia mamma non ha mai lavorato, manteneva due figli, si è costruito una prima casetta, modesta, dopo si è costruito una seconda casetta, e in quel silenzio, per cortesia, e in quel periodo non c'erano molti economisti in giro a zonzo per le strade, come adesso che ne trovi una ogni Voltaire di Gabbana, ogni Murtard di Fronda, perché io, professore, sono stufo, ma veramente stufo di essere salvato. Se lei mi vuole salvare, come ci ha salvato Monti, come ci hanno salvato i Boccognani, come ci vuole salvare Renzi, per favore non salvateci, andate via voi da questo paese, lasciateci in pace che noi lo ricostruiamo sto paese, perché noi sappiamo lavorare, sappiamo insegnarvi a lavorare, perché nel merito, vede professore, io non insegno nulla, perché sono ignorante, diverso da lei che invece è dotto. Tuttavia, poiché ho acquisito l'uso della lettura, qualche libello l'ho letto. E allora sul debito pubblico siete voi che non fate chiarezza, siete voi che imbrogliate l'umanità, siete voi che ciucciate il sangue al popolo, perché il debito pubblico vi crea un reddito senza produrre nulla, perché il sistema bancario globale investe sui titoli di debito pubblico, che lei sa perfettamente che il debito pubblico non esiste, è solo virtuale. Il debito, no, chiedo scusa al direttore, mi dia altri due minuti perché questo lo voglio fare nero, poi non parlo più. Il debito pubblico, professore, lei deve dire che non esiste, che col debito pubblico state prendendo per il culo tutta l'umanità e la state riducendo alla fame, se è una persona culturalmente onesta. Se invece è culturalmente disonesto, continui a fare quello che fa. Il debito non è mai virtuale, no? È come quando lei c'ha un mutuo per farsi la casa, ovviamente. No, perché parliamo di signoraggio di primo grado, parliamo di signoraggio di secondo grado, attenzione, perché siamo con le scarpe grosse, siamo contadini ma abbiamo studiato. Attenzione, professore, non venga a prendere in giro a me su questi temi. Lasciamo stare le cose. Il mutuo di a casa mio paragona al debito, ma chi vuole prendere in giro, professore? Cos'è il debito pubblico? Non me lo dica perché lo so, lo spieghi ai telespettatori, ma con onestà. Se mi lascia il tempo lo spiego. Lasciamo Claudio Vesco. Cos'è il debito? Lo Stato, no, per poter fare investimenti negli anni... Ovviamente, non avendo le risorse sufficienti, come fa un'azienda, come fa una famiglia, si è indebitato. Già qua è una balla, ha già detto una balla, ha già detto una balla, lei mente, forse sapendo di mentire, perché se mente senza sapere lei deve cambiare lavoro, non può fare il lavoro che fa. Rispettiamo tutte le opinioni, la possibilità di completare un ragionamento. Quando si parla di cose tecniche, non quando si parla di ci si sconfigge. Prego. Comunque, discutiamo dei concetti e non le persone non c'entrano, quindi le attacchi personali non c'entrano niente. Comunque, io dico, negli anni, per poter fare investimenti, quindi spesa pubblica, questa è la spesa pubblica, quindi per investimenti, per ovviamente pagare tutto l'apparato pubblico, eccetera,
lo Stato cosa fa? Lo Stato è molto semplice, riceve da un lato le tasse, se le tasse non sono sufficienti per la spesa, quindi per gli investimenti, cosa fa? Si indebita. Questo è debito pubblico, è semplicissimo, è esploso, siamo al 130% rispetto al prodotto interno lordo e quindi abbiamo 2.000 miliardi di debito, vuol dire che ci sono creditori che aspettano di ricevere 2.000 miliardi di euro in vari anni perché le scadenze sono diverse. È molto semplice, se questo debito scade ogni mese praticamente, quindi ci sono tranche, quindi ci sono delle fette di debito che scadono a scadenze diverse e ogni volta bisogna rifinanziarlo. Se non c'è credibilità nei mercati finanziari e non si riesce a rifinanziare, si fallisce perché non si riesce a ripagare il debito. È un concetto molto semplice e questo è quello che è una truffa avvenendo qualche anno fa, adesso appunto, ed è qui anche, quindi lo spread cos'è? Lo spread è l'indicatore di quanto sei a rischio, cioè di quanto c'è rischio che appunto tu non riesca più a rifinanziarti. Cioè, no, sono concetti molto semplici. Allora, gli statali senza problemi di lavoro si devono vergognare di fare sciopero. Molti attacchi ai dipendenti del Comune di Venezia, ai quali si è detto ma in fondo vi tolgono 100 euro, così è stata ridotta questa questione, e voi bloccate la regata storica. Insomma, no? Cioè, polemica a Venezia, sono voci che si sentono anche nei bar. È già stato detto dove tagliare, ma qualcuno non ci sente. Allora sentiamo dove taglierebbe Mauro Biorcati, se fosse al posto di Padoan, anzi Padoan, ma lui si fa chiamare Padoan. Allora, innanzitutto prenderei questi professori che lavorano con la carta e li metterei a lavorare con la zappa. Punto. Sono secco su questa cosa qua. Due. Nell'ultimo governo Andreotti, visto che parliamo del gobbo malefico, tante volte si parla, io sono stato un democristiano e sono orgoglioso di essere ancora un democristiano, fece un'operazione insieme con Nino Galloni e bloccò il debito pubblico a 54 milioni di euro al giorno. Oggi siamo qua a 477 milioni di euro al giorno di debito pubblico, che questi signori mi vengono a dire. Perché questo? Perché più si aumentano le tasse, più si aumenta il debito. Più si fa dei tagli incondizionati e senza logica nell'apparato di investimento pubblico, più aumenta il debito. E attenzione, gli dica pure a questi signori che la teoria malthusiana, è meglio che se la vadano a rivedere, nella seconda parte di Malthus. Perché la prima parte diceva il profitto deve mantenere la rendita. Attenzione, ma la seconda parte, a questi signori bisogna dirgli, che se tu tiri troppo la corda, tu oggi comandi, ma chi stai comandando ti leverà il potere di comandare. Detto questo, l'operazione che ha fatto Mario Draghi non risolverà nulla nel settore economico. Perché? Perché lei vede, la prima cosa che fanno... Non è vero, guarda, non è vero. Le spiego il perché. Perché le multinazionali sono andate a investire nei paesi dove produrre costava poco. Questi paesi oggi che noi chiamavamo terzo mondo stanno diventando ricchi e ci stanno comprando. Perché ci stanno comprando? Perché hanno imparato sugli errori di questi signori, partendo da Brad Wood, tanto per dirne una. E allora cosa succede? Se noi pensiamo di fare l'economia stampando della carta, di economia non ne facciamo neanche una. Perché quando ho assistito in alcune aziende dove il general manager dice tagliamo i costi lasciando a casa il personale, noi facciamo due effetti negativi. Uno, aumentiamo la spesa pubblica perché queste persone devono essere mantenute con dei sussidi statali. Perciò chi resta a lavorare, gli vengono aumentate le tasse, quel costo aumenta, di conseguenza non è più concorrenziale ancora, deve tagliare. La banca dice, perché effetto di Basilea, perché siccome di notte sti signori qua le pensano tutte per fare i soldi stampando carta, prendi della carta, io e lei direttore domani stampiamo della carta e io e lei ci mettiamo d'accordo che quella carta vale 100, perché è un accordo convenzionale, non è un accordo reale, non è un'economia reale, è un'economia convenzionale. Sull'economia convenzionale non si fa niente. Cosa dice? Loro lo sanno, scusi un attimo, voglio terminare, loro lo sanno che quando stampi del debito non puoi stampare dei soldi, perché non è garanzia. E sull'esempio che ha fatto del mutuo, attenzione, io banca ti presto dei soldi su qualcosa di reale.
Le cambiali, Sernagiotto, le cambiali quando venivano fatte perché c'era economia. Perché la cambiale andava a finanziare l'economia reale di produzione. Ma se io andavo da uno e gli dicevo alla banca: ti do 10 cambiali, mi dai 10 milioni di lire, allora gli dicevo: cosa ti servono? Così. È un'economia virtuale. Attenzione, stiamo attenti perché in Italia sapete cosa succede? Tassiamo su 100 euro che incassa un'azienda, ne tassiamo 70. Leviamo di fatto il 38% del potere di spesa commerciale. Quel 38% di spesa commerciale che lo Stato leva, perché non tanto per il debito, perché l'Islanda a metà debito non l'ha riconosciuto. Sa cosa le ha detto alle banche? Volete il debito? Metà non ve lo riconosco, l'altra metà è stato fatto per utilità pubblica, perché ci sono due tipi di debiti, c'è il debito odioso e il debito primario. Il debito primario serve per l'economia della nazione e quello va pagato, va rispettato, perché ci sono stati anche delle sentenze internazionali dove il debito primario va pagato, ma il debito odioso che viene fatto per incapacità dei politici, perché in Islanda hanno arrestato il presidente della banca centrale, hanno fatto la rivoluzione culturale del mano. Ragazzi, dai. Diciamo le cose che stanno. Siamo guarda, se fossi là, io dico Sernagiotto. Siamo amici. Dammi pure del sì, siamo amici, non c'è problema. Te lo dico chiaro e tondo. La prima cosa che farei, introduco nel sistema gradualmente la possibilità che io, prima come cittadino privato e poi come imprenditore abbia la possibilità di detrarre dalle mie spese aziendali quello che spendo, rispettando la Costituzione italiana. Secondo, darei al privato la possibilità di detrarre dal proprio imponibile lordo il 40% dell'imponibile che spendo. Allora a quel punto non serve che arriva la polizia fiscale e noi siamo ingabbiati e non possiamo, abbiamo paura di acquistare una macchina perché abbiamo paura della verifica. Due, chi governa sa esattamente chi lavora e sa anche chi delinqua. Allora, solo un attimo, onorevole, vediamo, visto che ha parlato di macchine, vediamo cosa dice un sociologo, Vittorio Filippi, sul fatto che i trevigiani, dai dati, si evince che i trevigiani hanno abbandonato, stanno abbandonando l'auto. Vediamo il servizio. La crisi cancella un altro mito, l'auto per i trevigiani. A sottolinearlo i dati sulle vendite, dimezzate rispetto a 10 anni fa. Finiti i sogni di spider rosse o motori rombanti, nell'epoca delle 7 vacche magre la realtà motoristica della marca è decisamente un'altra. Rinunciano all'auto o rinunciano ad usarla con i ritmi che c'erano nel passato. Sono già state coniate due parole, una si chiama demotorizzazione, significa proprio una riduzione netta del numero di auto in circolazione, e decilindrizzazione, nel senso cioè che andiamo sempre su auto via via minori di cilindrata, quindi con consumi ridotti, con costi chiaramente ridotti. Addio quindi a queste immagini, seppur in bianco e nero. Del resto il colore di questo settennato è grigio e anche assai diffuso. Con le vacche magre, perlomeno quest'anno ce le teniamo tutte, e per l'anno prossimo, come dice il proverbio, chi vivrà vedrà. Del resto i dati presentati oggi dai commercianti non hanno nemmeno un segno più, sia sui conti che sul morale dei venditori. Pochi gli spiragli all'orizzonte, ad iniziare dei benefici con i famosi 80 euro, risultati di fatto inesistenti per il consumo. Due, secondo lo studio, i fronti del rilancio, gli interventi esterni, regione, Stato, Europa, ma anche importanti scelte locali. Un discorso di rilancio, ad esempio, del discorso turistico, un discorso di tassazione locale, e terza cosa, un discorso di rivitalizzazione dei centri storici, queste sono cose che possiamo fare con le nostre manine. E proprio sul fronte turistico, dove la clientela, seppur stabile e meno qualificata, l'appello a chi decide è chiaro. Noi dobbiamo come territorio andare in cerca di un turismo più ricco e che sia più attento al nostro territorio, in grado di comprare l'eccellenza del nostro territorio e quindi di girare una ricchezza sul territorio stesso. Ci sono due strategie, una è quella dei grandi eventi, l'altra è quella di migliorare un appeal generale e sperare che le condizioni economiche generali possano cambiare. Allora, questo servizio di Lucio Zanatto era un rappresentante degli albergatori. Sennagiocco. Il pensiero politico in provincia di Treviso. È aumentato del 15% su tutti i comuni e diminuito del 17% a Treviso, città. Questo è il dato che uscirà a giorni.
Perciò per dire che la città, per quel ragionamento fatto, si sta... Lì voglio ritornare, io ho grande rispetto di tutte le opinioni, infatti le opinioni non sono, non è matematica, non è uno più uno che dovrebbe fare due, è un'opinione, uno crede in una cosa, uno crede in un'altra, e perciò ho molto rispetto di tutte le opinioni. Però vorrei tornare un secondo sul debito pubblico. A un certo punto. Da che parte sta la parte di vescovo? No, no, da parte del professore. No, no, da parte del professore. Sì, 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 da parte del professore. Non dobbiamo neanche da sta parte. No, no, però dico altre due robe, perché a un certo punto ciò che incassava con la tassazione primaria e secondaria non era sufficiente per tenere in piedi la macchina, per fare gli investimenti, per fare quello che è la spesa pubblica complessiva che oggi costa cosa, 840 milioni. Allora qualcuno disse emettiamo dei certificati dello Stato, garantiti dallo Stato, e chiedeva ai cittadini italiani e anche a quelli non italiani di comprare questi certificati per fare le strade, la ferrovia, pagare magari tre professori alle elementari, perché a un certo punto abbiamo detto che la maestra unica non andava bene. Tutte politiche giuste o politiche sbagliate? Non lo so, non entro in merito. È successo e perciò non possiamo cambiarlo questo. Per anni, a un certo punto poi non c'erano più cittadini che comperavano e allora lo Stato obbligava più o meno le banche a comprare parte del debito pubblico. Che quel debito pubblico italiano oggi, a differenza di quello giapponese, che è il 237% del debito, però è tutto in mano ai giapponesi, il nostro è il 60% oggi, mi sembra, in mano agli italiani, e il 40%. Ed ecco perché esiste lo spread, perché se fosse in mano a tutti noi, lo spread neanche come parola esisterebbe. Cosa succede a un certo punto? Che le nostre banche, entriamo nella crisi, non parliamo del 2008, Lehman Brothers, ci spaventiamo. Ma quello che ha detto Draghi in questi giorni, che è stato condiviso anche da una parte del governo francese, che poi per questo va in rottura, in netto contrasto con la Germania, e devo dire che Renzi, dopo critico Renzi, adesso provo a dare idea, che Renzi insieme anche nell'intervento fatto a Strasburgo, l'assemblea plenaria, quando si è presentato, aveva tracciato questa linea che Manfred Weber rispose non si fa sviluppo con i debiti degli altri e non si può farsi pagare i debiti dagli altri, ma nessuno vuole che né i tedeschi né nessuno paghi i nostri debiti. La strategia di Draghi, che io condivido totalmente, poi io non so se ho ragione, dice una cosa, mi sembra che sia una cosa giusta per me, per un altro magari è sbagliata, però non dobbiamo arrabbiarsi per questo. La strategia di Renzi era quella di dire, ma ascoltami, perché io banca privata, che ho in capo, non so, 100 milioni di bot, che prendo il 4,8% e che il mio break even point è 100 e che solo con quegli interessi a rischio zero incasso 170 e ogni anno presento ai miei soci utili per 70 a rischio zero. Perché devo dare soldi a rischio alto? Oggi non è nemmeno più il patrimonio che garantisce. La banca dà i soldi a chi guadagna, che ha la capacità di ritorno, più a chi ha una casa, perché ormai sono pieni di appartamenti e di case che sono arrivati a delle cifre ridicole. Allora, il ragionamento che faceva Draghi, che io condivido totalmente, non diamo il debito, perché quando si parlava di Eurobond da Tremonti, Tremonti chiese quella volta, e sbagliando, il debito diventa di tutti in capo alla BCE, la Germania ha detto subito di no, chi aveva il debito al 60% di compagnia. Noi diciamo una cosa diversa, diciamo, quel debito è nostro, però va alla BCE. La BCE compra soprattutto, per portarci al 60%, quella parte che hanno le banche gli togliamo quel reddito certo, perciò devono tornare a fare il loro mestiere, a rischiare insieme all'impresa per coprire almeno il break even point, come si dice, perché se no poi cosa gli dice ai propri soci? Tutto questo ha rotto il governo francese, perciò siamo sulla strada giusta, dobbiamo forzare ancora di più sui tedeschi e dobbiamo andare su questa strada, perché? Perché dico che ha ragione il professore? Noi ogni mese, ma forse anche ogni settimana ormai, c'è una scadenza di un'emissione fatta 3 anni fa o 2 anni fa,
che sono dei titoli che ho in mano io, Remo Sanazzotto, però io non ho neanche uno, sono fortunato, ma perché non sono ricco e non io, che è Remo Sanazzotto e che lo Stato, siccome stanno scadendo domani, mi deve dare i 300 milioni di questi titoli. Lo Stato certamente non li ha. Fortuna vuole che ancora chi li rinnova per altri 3 anni e chiede ancora il tasso di interesse. Ma al momento che una parte di questi, come fecero quando scoppiò lo spread delle due banche, la Deutsche Bank, il Credito Agricole francese, che 10 miliardi di titoli italiani li portarono all'attenzione dicendo noi non li rinnoviamo perché sono a rischio, esplode lo spread, perché io che sono uno speculatore per comprarli voglio l'8%, perché sei un titolo a rischio, un po' come quelli argentini che ci ricordiamo tutti. Allora, se questo debito va in capo alla BCE, è come noi non possiamo pagare 60 miliardi all'anno come abbiamo approvato sulla richiesta, compact, no? Sì, non possiamo nemmeno continuare a mantenere il pareggio di bilancio in Costituzione, perché è un po' come quel signore che si rompe una gamba, non lavora, non gli diamo più da mangiare perché non produce ricchezza e allora resta la gamba rotta ma muore il corpo, siccome dobbiamo tenerlo vivo perché sennò le conseguenze sono molto più gravi di quello che possiamo pensare, dobbiamo condividere con l'Europa i tempi del rientro attraverso però quel debito, mettendo in condizione l'economia reale di avere le banche che sono costrette a tornare a fare il loro mestiere, se no falliscono perché i costi reali. Dico l'ultima cosa, bisogna abbassare le tasse di 100 miliardi, questa è la prima cosa. Gli 80 euro sono una buona cosa, ma bisogna abbassare le tasse alle imprese, perché gli unici oggi in grado di costruire posti di lavoro sono le imprese. Allora, io non so perché il primo ministro... Scusaremo, gli 80 euro non sono una cosa buona. Sai perché? Per fargli 80 euro il signor Matteo Renzi ha fatto 4 miliardi di debito pubblico. Sì, ragazzi, aspetta, scusate, fammi finire però, chiudo perché c'è ancora allora, lui deve trovare il modo, vedi, sulla questione era solo critico, ha detto 1000 nuovi asili nido comunali. Questa è la più grande stupidaggine che può fare uno. Io che ho fatto l'assessore a questo, noi abbiamo inventato, ce ne sono 386, i nidi in famiglia, abbiamo costruito 500 posti di lavoro, il costo reale di un bambino, compresi anche i pannoloni, è 447 euro. L'asilo nido comunale costa 1200 euro perché tutto costa di più e 470 li paga la famiglia e il resto lo paga il contribuente. Allora Renzi, se vuoi cambiare, deve prendere i servizi che noi diamo strategici, perché l'asilo nido è strategico. Allora serve l'asilo integrato con l'impresa, l'asilo integrato con le elementari e magari paritarie che costano meno della metà, e gli asili, i nidi in famiglia, che sono delle piccole imprese di mamme che producono quella ricchezza e danno quel servizio a 440 euro reali. Questo vorrei sentire dire da Renzi, per poter cominciare un percorso di, non di tagli, ma di arrivare ai costi reali e non ai costi di uno Stato che è incapace di trovare soluzioni, che la Germania invece ha trovato, dove l'indipendente pubblico tedesco è corretto, è preciso, qualcuno dei nostri non è così. Allora, Alessandro Vianello e Silvio Moscati, chiudiamo questa prima parte con loro. Vianello, allora sulla... Allora, innanzitutto non concordo quando si dice che l'Italia è sull'orlo del baratro, in quanto l'Italia di fatto è tecnicamente da tempo già fallita, serve soltanto che qualcuno lo decreti, di fatto il debito non pubblico... Non concordo perché è già successo. Sì, è già successo, è già dentro al baratro, c'è qualcuno che la sta anche seppellendo. Di fatto con il PIL attuale il debito pubblico è impagabile. L'unica soluzione per pagare il debito pubblico è che il Veneto si pagasse la propria quota, che non ha prodotto, sia chiaro, ma che di fatto gli competerebbe in caso di indipendenza, che dovrebbe essere intorno all'8%. Dai ha fatto un calcolo che in caso di indipendenza del Veneto, in 20 anni, con un mutuo, con il PIL attuale del Veneto, riusciremo a pagare il debito pubblico e le generazioni future, anche quelle attuali, perché da trentenni riuscirei a godere anche dei benefici, non avremo più debito pubblico per lo Stato Veneto. Questa è l'unica soluzione per evitare che il Veneto, regione ad oggi ancora virtuosa, per poco perché stiamo per crollare anche noi, possa non finire nel baratro insieme al resto del paese. Questa è l'unica soluzione.
Per quanto riguarda tutte le altre filosofie economiche, che posso anche condividere, ho lavorato, studiato economia anch'io, non faccio il professore, ma capisco le cose di economia. Cioè, anche quello che ha fatto oggi Draghi, tutte le notizie che sembrava prospettare un'economia in risalita solo per il fatto che ha abbassato il tasso di interesse, sono tutte fandonie, sono tutte cose irreali, e purtroppo l'unica cosa che uno Stato dovrebbe fare, anzi sono due le cose, il lavoro e la fiducia nel futuro. Fiducia nel futuro, perché se il contribuente, se il cittadino non ha speranza di un futuro migliore, non spende. Anche gli 80 euro che Renzi ha voluto dare in busta paga, io l'ho detto ancora prima che la cosa accadesse, se non c'è la fiducia nel futuro, quegli 80 euro vanno in risparmio. Infatti i risparmi italiani sono aumentati, proprio perché gli 80 euro si preferisce metterli da parte perché non si sa che cosa potrà accadere nel domani. Quindi non hanno prodotto l'effetto desiderato di volano per l'economia, ma sono andati in risparmio, quindi economia, politica economica assolutamente sbagliata. E poi il lavoro, perché se un giovane, il 43% dei giovani sotto i 25 anni disoccupato, non lavora, e chi invece lavora, lavora per 2-3 mesi, come può sperare nel futuro, come può comprare casa, come può andare a fare shopping e semplicemente comprarsi una maglietta, una camicia e quindi far già l'economia? È impossibile, quindi ad oggi l'economia non riprenderà mai, perché ci vogliono questi due elementi, la fiducia nel futuro e il lavoro per chi non ce l'ha. Draghi può inventarsi qualsiasi tasso di interesse, ma se il cittadino non ha fiducia non esiste nessuna alternativa. Per noi veneti la soluzione rimane oggi e sarà anche in futuro l'indipendenza. Non c'è assolutamente scampo, come dicevo, in 20 anni il debito pubblico veneto sarebbe ripagato, e questa è l'unica soluzione per evitare di morire schiacciati dall'Italia. Allora, Mario Monti a Ferragosto era a St. Moritz a sperperare all'estero gli schei che ruba gli italiani, poverino, mandiamolo in India assieme a Napolitano al posto dei Marò. Subito. E a proposito di veneti, sentiamo collegato al telefono da Cittadella Alberto Montagnier di Raise Venete, perché a Cittadella è in corso una festa di 3 giorni che è iniziata oggi. Oggi ospiti Lorenzo Del Bocca e Vittorio Feltri, insomma una festa che attira migliaia di persone. Allora, Montagnier, come sta andando? Benissimo, grazie. Ho sentito che in giro piove, ma grazie a Dio qua a Cittadella va tutto bene, non c'è nemmeno una goccia di pioggia. Ci sono state relazioni di altissimo livello da parte dei 3 ospiti che avete nominato, veramente di una grandissima, delle lectio magistrali, partendo dalla cultura della storia per arrivare all'attualità, come ha detto Vittorio Feltri, che ha detto che se fosse veneto vorrebbe avere la residenza qui per poter votare al referendum sull'indipendenza del Veneto, perché noi partiamo per portare questo grande principio dell'autodeterminazione, partendo però soprattutto dalla storia e dalla cultura. Allora, qual è il clou del programma di domani e di dopodomani, in sostanza? Beh, sì, domani avremo un concerto per giovani con Sir Oliver Scardi, ex Vettura Fresca, sì, e un altro gruppo di musica moderna, musica rock, ma in lingua veneta. E poi domenica la grande festa tutto il giorno, sì, che culminerà con un grande concerto di musica classica, Vivaldi, Albinoni e altri autori veneti, che daranno, metteranno diciamo la ciliegina sulla torta, rimanendo a un elevatissimo livello culturale che sta avendo la nostra festa. E viste anche le previsioni del comune sentire che c'è, e le previsioni del tempo che per fortuna vanno verso un miglioramento, speriamo che ci sia parecchia gente e un grande successo. Grazie Montagnier, buon lavoro, arrivederci. E grazie a voi, grazie a Rete Veneta. Grazie a voi, grazie. Allora, Silvia Moscatti. Io volevo dire alcune cose proprio sul mondo del lavoro e la fiducia. Qualche ricetta noi ce l'abbiamo per migliorare le cose. In realtà noi abbiamo già cambiato l'Italia, siamo già passati per questa strada, come diceva prima il signore, e abbiamo comunque ricostruito tutto dopo la guerra e dato fiducia.
probabilmente se noi andassimo a rivedere alcune ricette che ci sono, che i nostri padri ci hanno lasciato, e le mettessimo in pratica, qualche cosa di meglio faremmo. Insieme alle ricette vecchie metterei qualche ricetta nuova, ad esempio una. Noi abbiamo, siamo un paese di dipendenti, di lavoro dipendente, cioè abbiamo la dipendenza dal lavoro. Difficilmente si fa fatica a far capire che forse la partita IVA non è il male assoluto. Cioè, quella forma di autonomia lavorativa, forse probabilmente che in tanti altri, che comunque invece i piccoli imprenditori hanno portato avanti egregiamente, e naturalmente è sempre stato quella che nel Veneto ci ha dato veramente grandi risultati, no? Il miracolo, ha fatto il miracolo. Allora, non è che per caso questa partita IVA possa essere un qualcosa. Quando c'è stata la rivoluzione del codice fiscale, no? È stato dato a tutti gli italiani dalla nascita un codice fiscale. E se noi pensassimo a una cosa di questo genere, cioè dessimo una partita IVA che ti accompagna nella vita, dopodiché tu, attraverso i cambiamenti che fai, le attività che fai, cambierai il codice di attività, ma ti porterà sempre, avrai la possibilità di essere, di avere un modo di guadagnare e di pagare le tasse in contemporanea. Una forma diversa, un po' una rivoluzione di vedere il lavoro in una maniera diversa. Magari ripensando, proprio partendo dalle basi, qualche cosa di nuovo potrebbe accadere. Vedete, dicevo? Posso dire una cosa, cioè, piccolissima? Sì. Sempre riallacciandomi a quello che dicevamo prima della lira, dell'economia. Io metto passionalità in quello che dico, anche magari una puntina di astio, professore, però lei non se ne deve avere a male, perché poi sul piano personale veramente simpatia e cordialità aiosa, naturalmente. Certo. Negli anni 60 la lira era una delle monete più forti al mondo, è vero, professore? Più forti cosa significa? Al mondo, più forti, più stabili. C'era la preso parità. Un premio. C'era la parità aurea. C'era la parità aurea. Parità aurea, che poi magari, professore, ma lo dico senza ironia, perché comunque sono e resto ignorante di questa materia. Nessuno ha mai spiegato agli italiani, o comunque ai cittadini, per quale motivo è stata abbandonata la parità aurea, facendo diventare il denaro solo carta disegnata, stampata, perché non ha più il controvalore aureo. E mi si spieghi anche quale vantaggio concreto, tangibile, reale, palpabile sia arrivato ai popoli a seguito dell'abbandono della parità aurea, perché se mi si dice la gente sta meglio, caspita, sono io il primo a dire, ma vedi quanto stupido ero io che pensavo che la parità aurea servisse. Ma fin tanto che non mi dimostrate, non mi dimostrano che il popolo ne ha tratto giovamento, resto del parere. Allora, negli anni 60 la lira era una delle monete più forti al mondo, dicevo, e ce lo dimentichiamo. E in quel periodo là, in quegli anni 60, molti, non il professore, ma molti economisti che oggi sento pontificare e disprezzare la liretta in televisione come se fosse una cosa di cui doversi vergognare, in quegli anni 60, quando gli operai come mio papà andavano a fare i metalmeccanici, ricostruivano l'Italia dopo la guerra, facevano economia per far studiare quella gente che adesso sputa sul piatto dove ha mangiato. Vede, professore, è per quello che io ce l'ho ancora qua, a novembre del 2011, quando Mario Monti ci ha frantumato quella cosa innominabile, siamo in TV, non posso dire che ci ha salvato. Quante volte ci ha detto che ci ha salvato dal baratro? Si sente salvato lei, professore? Mauro, ti senti salvato? Remo, ti senti salvato? Eppure già, e poi torniamo a Peterò, ci ha fatto sentire a pezzi, carne di porco ha fatto sentiamo, l'Italia sentiamo e dell'industria italiana. Allora, Vesco. Allora, a me come
filosofia personale piace guardare avanti, quindi guardo alla storia per capire cosa è successo, magari per imparare degli errori, ma mi piace guardare avanti. Quindi poi parlare degli anni 60, eccetera, non lo so, sinceramente non sono un esperto della parità aurea. Quello che dico è, a volte, secondo me, si fa un po' di malinformazione, perché non c'è nessuno contro il cittadino, cioè a volte sembra che ci sia qualcuno, una forza oscura, o Draghi o la BCE contro il resto. Non è così. Io dico, cerchiamo di... Allora, parliamo spesso appunto del dopoguerra, parliamo spesso appunto del suo padre, mio nonno, quindi persone che dopo la guerra si sono rimboccate le maniche. Ma loro secondo me non pensavano, non avevano questo vittimismo cronico per cui è sempre colpa di qualcuno. Quindi se davvero vogliamo ripartire, dobbiamo smettere di fare le vittime e dire: questa è la situazione, guardiamo avanti, quali sono gli strumenti che facciamo, quali sono le ricette che abbiamo, e poi ci sto, rispondo, dateci i soldi e ripartiamo, dateci i soldi e ci sto, accolto a pieno. Poi rispondendo anche a quello che diceva lei, cioè non esiste differenza tra teoria e pratica, non c'è la teoria della BCE e la pratica economica, è molto semplice. C'è stato un problema dal 2008 ad oggi, che le imprese, quindi una cosa molto tangibile, probabilmente anche la sua impresa, o non avevano liquidità, quindi le banche non prestavano, oppure la liquidità, quindi i prestiti erano molto onerosi. È un problema molto molto tangibile, molto pratico, l'ho vissuto anch'io, anche noi abbiamo delle aziende, del lavoro che faccio. Quindi cosa è successo? Liquidità assente e, se c'era, molto costosa. Cosa ha cercato di fare Draghi? Poi nessuno, non può essere una riforma, non può essere una manovra della BCE a salvare il mondo. Sono delle manovre che cercano di ottenere qualcosa. Quindi cosa ha fatto Draghi? Ha fatto due cose giovedì. Quindi la prima, ha abbassato il costo del denaro, quindi se fosse una banca vuole finanziarsi, quindi vuole prendere la moneta per poi darla all'economia reale, costa meno, costa 0,05%. Ma la seconda cosa molto importante, che è una cosa molto 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 concreta, hanno capito, quindi gli economisti, gli studiosi lo fanno, sono lì per cercare di trovare delle soluzioni, non si divertono con le crisi. Quindi hanno capito che dal 2008 la BCE ha dato molti soldi alle banche, le banche però non hanno divagato, quindi non l'hanno dato prestiti, quindi gli arrivavano i soldi e spesso li hanno tenuti a riserva, o li mettevano nei conti appunto fermi, oppure andavano a ricapitalizzare. Quindi c'è stato un problema di non diffusione della moneta, quindi aziende come quella del mio vicino di Poltrona probabilmente hanno avuto problemi a finanziarsi. Draghi ha capito questo, quindi cosa ha cercato di fare? La seconda grande manovra che ha fatto appunto ieri è stata quella di quello che chiamano asset backed security, che è una cosa appunto nuova in inglese, ma in realtà è molto semplice. Se una banca presta ad un'impresa, okay, la BCE compra quel debito, quindi è come se la BCE prestasse direttamente all'impresa, quindi è un modo per dare liquidità alle aziende. Quindi io dico, sono cose magari tecniche, però cerchiamo di capire in modo molto semplice quello che stiamo facendo, e non siamo, e smettiamolo di essere vittime. Non c'è nessuno che ci vuole non c'è il complotto, il circolo Bilderberg, eccetera. Ognuno fa il proprio lavoro, lei fa il suo, io faccio il mio. Bilderberg è l'associazione delle giovani marmotte, mi pare di capire. un po' delinquere, però. No, nessuno vince il complotto. Dico, però ci sono i dati oggettivi. Cioè, una parte di queste teorie che sentiamo di qua oggi sono state quelle teorie che sono state imperanti per un bel pezzo in questa nostra società e ci hanno portato al disastro. Cioè sono quelle che hanno creato l'Islanda, non è nata perché dei finanzieri a livello mondiale avevano spiegato al mondo che bisogna fare quelle cose, ma nessuno impone agli stati gli stati, la politica sono subordinati, sono degli zerbini in mano a questi oligopoli finanziari di cui lei pensa di essere iscritto, ma forse non so se ci creda o se tocca fare la parte. Il problema, le banche non avrebbero nessun potere. Ma quale banca ha un potere? Il mondo è governato dagli oligopoli finanziari che hanno determinato il governo mondiale. Lei ha citato BCE, potrei dire Fondo Monetario Internazionale, ma che
cavolo li nomina sti qua? Questi sono quelli che comandano il mondo, dove si siedono, e non esiste nemmeno Obama a potere contrattuale con questi. Abbiamo capito, che abbiamo tutti abbiamo capito questa cosa. Io volevo solo dire, da ignorante come sono in economia, che vorrei capire delle cose, e se è vera la sua teoria. Stiamo per esempio alla cosa banalissima che tutti ormai hanno capito, per cui ne discende per imposizione culturale di modelli, no? Che non fanno ragionare la gente, ma gli dicono delle cose che gli piace e la gente si innamora. Per cui se tu hai un debito è come avere un debito a casa, per cui lei ha paragonato, come hanno fatto per decenni in questo paese, continuano a fare negli ultimi anni, quelli che hanno disastrato questi paesi, adesso ci spiegano che il problema è come avere un debito in famiglia. Non è assolutamente vero, diciamo, cioè io non ho fatto economia, ma ho letto un libro di economia. Non è esattamente la stessa cosa. Qual è la differenza? Se fosse però vero quello che lei dice, mi deve spiegare perché nel grafico dei debiti pubblici e privati messi insieme, quindi ancora più grande il problema, l'Italia viene dopo il Portogallo, il Giappone, il Belgio, la Grecia, l'Olanda, la Spagna, l'Inghilterra, anzi il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti d'America. Veniamo dopo questi come debito. Allora io le domando, ma il problema è il debito o le politiche che facciamo rispetto a questa cosa? Non c'entra un fico secco il debito, oppure c'entra quando hai certi livelli, quando fai delle politiche che sono non di espansione, non di ridurre la spesa, però come diceva Bioncato prima, per consentire a me, uno che produce, o a me consumatore, in grado di aumentare le entrate, essere in grado che il gettito fiscale di aumentare, perché altrimenti come fai a sanare quel debito? Dovete spiegarmi prima o poi, perché la soluzione vostra è una sola, ammazzare la gente, cioè la gente deve morire come sta morendo in Grecia. Il vostro ricetta è quella che ha sulla coscienza, non sua, ma di quei finanzieri sciagurati che stanno facendo morire i greci. I greci, guardate la mortalità, assessore, lei che in Europa, adesso comincia a studiarsela, visto che ha fatto già poco, speriamo che ne faccia un po' di più in Europa. Guardi la mortalità dei bambini in Grecia dal 2008 a oggi, guardi gli anziani come sono curati e muoiono, guardi la vita media che è calata, la vita media in Grecia è calata in 5 anni. Questa è la ricetta che i finanzieri vogliono imporre in Italia. Dico di no, non si può. Sono d'accordo a ridurre le spese, quelle che non servono, sono per qualificare le spese, ma la spesa sociale va mantenuta, perché se tu non hai questa cosa. E allora una persona che guadagna 1.000 euro al mese, quando li guadagna, i giovani appunto hanno quei livelli, probabilmente che non lavorano nemmeno, lavorano, ormai il mondo della fabbrica è fatto con contratti precari di mesi di lavoro, non di anni. Questo è il problema, non il negozio che conoscevamo di sempre. Adesso il lavoro in fabbrica è precario, il lavoro è quello che adesso è più stabile, quello che sono in qualsiasi, gli aeroporti ci guadagnano ma non prendono su nessuno a tempo determinato. Questa gente qua non potrà mai produrre un reddito e il paese andrà sempre peggio, perché se nel PIL non cresce, se tu devi fai lavorare, chi paga le tasse? Ma chi le paga? Guardi, le ricette sono semplicissime per ridurre questa roba che lei dice. O recuperi l'evasione fiscale, o aumenti le tasse, o fai crescere l'economia per cui il gettito ti aumenta. Dice da lei qua, io sono per quest'ultima, ma assieme anche recupero l'evasione fiscale. Come si fa che paghino le tasse quelli che non le paghino? In questo paese sono tantissimi, che si aumentino. Ma è possibile che in Italia abbiamo il massimo dell'IRPEF, no? Che è proprio sbagliatissima fare il gettito. Il massimo dell'evasione. No, 75.000 euro è il reddito su cui c'è l'applicazione del massimo IRPEF. Sì. Ma il 5% di reddito in Italia contiene di persone ricche, 10%. Il 22,7% del gettito. Ma che aumentiamo da loro i soldi? Ci viene più soldi e passiamo di quelli 75.000, diamoli noi 43, facciamo 35 a quelli, cioè, e tengono dei soldi in più che spendono. Gli altri non spendono, gli altri speculano. Se hanno milioni di euro all'anno, non li spendono in consumi, se li fottono in altre cose. O è vero o no? E quindi il paese non ci guadagna niente. Perché non li dite queste robe? È un problema di terza elementare. Basta, come uno fa, imparato a fare 1+1=2, deve dire queste cose. E invece voi raccontate un sacco di robe difficili, perché così la gente non capisce. Lo spread, la roba, ma che spread? Che se ne frega lo spread? Abbiamo vissuto tanti anni senza spread, che la gente appunto ha costruito le case. Quando viene con te di spread, la gente vende case. Non questa è la parte migliore, la parte comunista. Ma che comunista? Di riformismo? Dico una cosa populista, posso dire una cosa populista? A Cernobbio il problema di questa società in disastro è che a Cernobbio ci sono
quelli con la panza piena, esatto, che hanno la Porsche Cayenne ferma sotto, che l'aspetta, piuttosto che il Panamera, perché se a Cernobbio, oltre a loro, che per quanto mi riguarda hanno diritto non solo di vivere, ma di comprarsene anche due di Porsche, io non ho nulla, anzi, se le comprino pure. Ma a Cernobbio dovrebbero esserci anche, mi ascolta professore, anche un po' di quelli che hanno fame. Anche una di quelle due signore che mi diceva l'amico mio ristoratore, che è vicino a casa mia, tutte le sere passano verso le 9, le 10, aprono il bidone dell'umido, si mettono sul cestino della bicicletta un sacchetto di rifiuti che il ristorante ha buttato sull'umido. Io vorrei che fosse la mamma di qualche economista, di quelli che conosce lei, a essere costretta a andare nel cassonetto dell'umido per prenderci la roba da mangiare. Ha capito, professore? Io non ho nulla contro di lei, e non è vero, io lo so che Draghi non è Belzebù, attenzione, non sono un imbecille, professore, non mi dia dell'imbecille in modo elegante perché fiuto, non sono un imbecille, Draghi so che non è Belzebù, so che la Merkel non è la disgraziata assassina col forcone, so che Monti non è la morte con la fa, lo so perfettamente, il problema è un altro, e l'ha detto qua, ahimè non mi ricordo il nome, un commissario europeo, un giorno credo mi aiuterà Remo, che conosce meglio di me, l'anno scorso, dobbiamo piantarla, detto da un commissario europeo, dobbiamo piantarla di fare gli interessi delle banche. All'indomani era uno straniero, mi pareva, comunque all'indomani della batosta elettorale che ha preso l'europeismo dopo la vittoria di Le Pen, e l'ha dichiarato così, perché poi il diavolo si nasconde nei dettagli, perché questa gente non sanno nemmeno fare i delinquenti per bene, sono dei cialtroni anche nel delinquere culturalmente, perché ogni tanto uno se ne viene fuori con una cosa luminosa, come la Christine Lagarde quando ha detto: oh, in Grecia abbiamo sbagliato, obiettivamente hai sbagliato, e tutti i morti suicidati sulla coscienza di chi li mettiamo? È come quando Del Rio in Italia ha detto: se c'è da fare sacrifici stavolta non li farà più il popolo, li farà lo Stato. Credeva di aver detto una cosa intelligentissima, ha detto una cazzata galattica, perché ha scisso lo Stato dal popolo. Ma cosa vuol dire? Allora vuol dire che tu puoi scegliere se fare gli interessi dello Stato o del popolo, ma mi hanno sempre insegnato che dovrebbero essere la stessa cosa, o no? Secondo me, cioè, questa serata è fantastica, perché proprio rappresenta un po' quello che è l'approccio alla vita e anche della società attuale. Si è creato anche adesso, no? Voi avete trovato un po' in me l'opposto. Ecco, io stavo semplicemente cercando di spiegare, ma nemmeno dando la mia idea, ma semplicemente spiegando quello che ad esempio Draghi ha fatto o altre ricette economiche. Comunque, parlando di lavoro, di flessibilità, io dico una cosa semplicissima, io dico solo, bisogna, come quando si ha una malattia non si sta bene, come si fa a guarire? Prima di tutto bisogna rendersi conto che si sta male e accettarlo. Diagnosi. Allora, questo secondo me non lo stiamo facendo, continuiamo a lamentarci, continuiamo a dire quello che non va e sempre a rifiutare le ricette. Parliamo di flessibilità del lavoro, io personalmente mi sono laureato in tempo e sono andato a cercarmi il lavoro via, e ho lavorato ricetta all'estero e lavoro tuttora all'estero, quindi io non avevo niente di già fatto, sono andato io a cercarmi lavoro. Certo. Il mio contratto di lavoro è flessibile, che voi potete chiamare precario, io lo chiamo flessibile. Quindi guardiamo le cose, ormai non esiste più, io probabilmente non andrò mai in pensione, perché probabilmente i fondi pensione che ci sono adesso non sono abbastanza capienti per pagare le pensioni a tutti. Io lo so, quindi non faccio continuerò a lavorare, lo so, ma non mi sto lamentando, non mi sto lamentando, è un problema mio. Però.
quindi siamo, la società adesso è questa. Mi piacerebbe tantissimo essere una società diversa in cui appunto tutti eravamo più tranquilli, tutti avevamo il lavoro come negli anni 80 e tutti eravamo in pensione tranquilli. Io dico solo, io sono in mia pelle, mi sto rendendo conto che non sarà così. E cosa faccio? O appunto continuo a lamentarmi oppure vado a cercare il lavoro e accetto quello che è. Lei andrebbe a farsi operare da un cardiochirurgo settantenne col Parkinson. Allora, una delle teorie di Malthus, l'hai studiato, cosa dice? Se non vivi con quello che ti dà il mercato, devi emigrare. Ma quando lo diceva lui, il mondo era da conquistare, si poteva fare. Oggi è diverso. Perché il capitale era immobile e la manodopera era mobile. Oggi, cari economisti, siccome vi siete dimenticati alcune cose, il capitale è diventato mobile e gira con un click da una parte all'altra e la manodopera è diventata immobile. Se partiamo con questi concetti e principi, allora bisogna cambiare anche la ruota, come farla girare, perché è dal 1984 che il mondo sta seguendo le vostre economie e dal 1984 il mondo è andato in declino. Certo. Le multinazionali, cosa succede? Arrivano in un paese come l'Italia e un giorno io arrivo in treno a Milano, scendo dal treno, vedo un tabellone con una bella modella con un costume da bagno, 9,90 euro. La modella costume. No, il costume. Era prima di Berlusconi. Esatto. Sì, no, perché c'era con Berlusconi la modella era una cioè non è l'avevo neanche il pezzo, erano gratis. Boh. Allora il discorso è questo. Vedo sto costume 9,90 euro. Poi conoscevo un'azienda che produceva costumi in Italia e il costume meno costoso in base ai costi che aveva l'azienda era di 15 euro. I dipendenti di quell'azienda non compravano i costumi della sua azienda, compravano i costumi nella grande distribuzione a 9,90 euro, perché questi andavano a farseli fare in Cina. Cosa succede questo? E questo è quello che dicono loro, quello che ha fatto Draghi adesso, cioè, e anche Remo, mi dispiace, ti sei un bravo uomo, un bravo tosato, te pago anche il caffè, te lo dico in Veneto, però d'economia qua, che ne mastichiamo un po'. Cosa è successo? Che quella fabbrica ha chiuso. Quel dipendente che andava a comprare il costume a 9,90 euro, nella grande distribuzione, ha fatto chiudere il suo posto di lavoro. Questa è la stessa identica ricetta che stanno adoperando questi signori. Allora, intanto nasce l'euro che è una moneta virtuale convenzionale. Come il metro che c'è al Louvre, sai quel pezzo di legno? C'è scritto metro. È solo un cambio fisso. Aspetta un attimo, Iva. Quel pezzo di metro, quel pezzo di legno, nella convenzione mondiale hanno decretato che è un metro. Quando hanno fatto l'euro, e prima dell'euro hanno fatto il serpentone SME e via di seguito, cosa hanno fatto? Hanno fatto solo una cosa, hanno creato una moneta, si sono accordati che quella valeva 50 euro, 10 euro, 5 euro, calcolando un tasso fisso su tutte le nazioni, non calcolando la redditività delle nazioni. Questo è l'errore che hanno fatto. Certo. Primo. Secondo, l'errore che ha fatto, cioè l'errore di Draghi, questa di abbassare i tassi, non è una grande vittoria. Sapete cosa succederà? Il debito pubblico aumenterà. Il debito pubblico aumenta. Ma sa perché aumenta, direttore? Perché vede, quando gli economisti come questi dicono che il debito pubblico diminuirà, le banche devono prestare i soldi, le banche... Quelli diversi da questi quali sono? Eh? Hai detto gli economisti come questi, quelli diversi da questi cosa dicono? Quelli diversi, ce ne sono di persone diverse che sono state cacciate dalle università e sono state tacciate, e alcuni di questi qualcuno è finito in galera anche, per dire le sue cose. Remo, attenzione! Qualche economista è finito dentro, qualche economista. Vatti a vedere la storia anche in America, qualcuno è sparito. No, vabbè, cioè... vatti a vedere le cronache. Ricordiamo Banzi e Sarcinè. Te ne ricordi? Ricordati bene, vatti a vedere. Banzi e Sarcinè. Scusate un attimo, vorrei finire. Allora, quando noi impareremo a essere proprietari della nostra economia
e del nostro essere senza delegare gli altri, è troppo tardi. Allora, sappiate una cosa, che purtroppo il debito pubblico, così com'è concepito, così com'è gestito, andrà sempre in aumento di mese in mese. Su un'altra emittente, e se volete andate a vedere le registrazioni, vi dico anche dove, 2 anni fa io dissi che entravamo in stagnazione, in deflazione, dissi addirittura le cifre dell'aumento del debito pubblico, perché ogni giorno io faccio le tabelle, non ho sbagliato di un centesimo. Quando, vedi, quando tu non sai quanto spendi, io non posso sapere quanto tassarti. Se tu metti questo concetto in piedi, allora il signor Draghi non potrà fare a meno di fare il tasso 0,005, perché non servirà neanche stampare il debito. Dobbiamo andare in pubblicità, scusate, 22 e 23, pubblicità, poi qualcuno ha detto perché non rimettete l'inno, il vecchio inno austro-ungarico che oggi è l'inno. Allora, l'abbiamo messo l'altro giorno con le immagini della Merkel, vediamo se Fabrizio Bazzoni riesce a recuperarlo, anche se abbiamo pochi minuti di pausa. A tra pochissimo, grazie, a tra pochissimo.